Eccoci, buonasera telespettatori di Teleprima, ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'inchiesta. Questa sera ci spostiamo nell'area nord di Napoli, precisamente a Caivano. Partiamo da una data fondamentale, 23 novembre 1980, un fine anno che si porta dietro una lunga scia di eventi. Viene eletto il repubblicano Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti. Il 2 di agosto avviene la strage di Bologna e il 27 di giugno, quello che poi passerà, l'evento che passerà ai media nazionale come la strage di Ustica. Perché siamo partiti dal 23 di novembre? Perché in quel preciso giorno, alle 19:34 di sera, la terra trema. L'epicentro che cambierà letteralmente la storia geografica non solo dell'Italia, ma soprattutto della Campania. Una scossa di terremoto, 6,9 di magnitudo della scala Richter, e il decimo grado della scala Mercalli. Un terremoto, un sisma che si porta dietro più di 3.000 vittime, 280.000 sfollati ed oltre 9.000 feriti. Nonostante siano passati 39 anni, ad oggi c'è chi ancora piange soprattutto quelle vittime, quei cari seppelliti sotto le macerie, ma c'è soprattutto chi rivendica ancora un alloggio. 23 novembre 1980. L'ho ribadito prima, siamo a Caivano, in provincia di Napoli, nell'area nord. Nasce il complesso popolare più noto e famoso, meglio conosciuto come il Parco Verde. Prima di inoltrarci nel fulcro, nel dibattito della nostra discussione, vediamo il servizio. Bene, questo è il Parco Verde di Caivano. Purtroppo a distanza di tanti anni lo stesso parco ritorna sistematicamente alla ribalta nazionale come una delle principali, se non una delle maggiori piazze di spaccio d'Europa. Ma il Parco Verde non è solo questo. Noi non vogliamo affrontare, non vogliamo lucrare sulle spalle della povera gente, perché al di là di quello che succede nel parco c'è anche un altro aspetto, appunto quello del concepimento di questo parco, di questi alloggi. Era il 1980 e quando ci fu il sisma, ripeto, che cambiò la geografia della Campania e viene nominato come commissario straordinario Giuseppe Zamberletti.
A lui si deve anche la nascita della protezione civile. Ebbene, Zamberletti è chiamato ad individuare quelle aree per far sì che i 280.000 sfollati trovino rifugio. A Caivano, appunto, decidono di far nascere, di dare vita al Parco Verde. 750 alloggi, di cui 600 destinati ai napoletani d'origine e 150 destinati ai caivanesi. All'interno del parco vi nascono e vi sono tuttora 32 attività commerciali, un agglomerato di case prefabbricati, poi lo andremo a vedere. Le telecamere di Teleprima sono entrate proprio all'interno di questi palazzoni, dicevo appunto prefabbricati pesanti, dove vi è un po' di tutto, al di là del purtroppo degrado per colpa dell'incuria, e poi andremo ad affrontare anche questa problematica. Ma come nasce il Parco Verde? Il Parco Verde nasce anche grazie allo stanziamento dei fondi arrivati dai paesi che all'epoca decisero di aiutare l'Italia per il risanamento e la costruzione appunto di questi alloggi. L'America aiutò l'Italia con un investimento elargendo 10 milioni di dollari, l'Iran, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, ogni nazione, ecco, nel loro piccolo decisero di dare un contributo affinché potesse esserci questa ricostruzione. Ma il Parco Verde nasconde tante, tante altre cose. Noi abbiamo, dopo aver visionato le condizioni fatiscenti in cui versano purtroppo gli stabili, siamo entrati con le nostre telecamere e abbiamo dato voce ad un cittadino, colui che si fa da anni portavoce di questa battaglia. Qual è la diatriba che divide i residenti con le amministrazioni comunali? Caivano, lo ricordiamo, è stata l'amministrazione capitanata, l'ultima, dall'ex sindaco Simone Monopoli, è stata sciolta per infiltrazione camorristica, ma questo lo vedremo dopo. Adesso diamo voce a questo cittadino che ha deciso di rilasciarci questa intervista e andiamo a conoscere quali sono le condizioni in cui vivono queste famiglie che abitano all'interno del Parco Verde. Allora, terremoto dell'80, sfollati di Napoli, voi in quale quartiere abitavate? Io sono di Mater Dei. Quindi il quartiere della Sanità? Il quartiere della Sanità, sì. E arrivate qui a Caivano nel Parco Verde quando? Nell'85. Precisiamo che questi erano stati concepiti come alloggi temporanei, giusto? Questo si chiamano case parcheggio, diciamo così. Noi dai container di ferro siamo passati ai container di cemento, in effetti. Quindi possiamo dire che il comune di Napoli poi negli anni si era impegnato a farvi ritornare dove, diciamo, nei luoghi di origine. Diciamo che all'epoca ci furono varie manifestazioni e riunioni in prefettura, dove poi ci garantirono, col comune di Napoli, ci assicurarono che era una deportazione temporanea. E praticamente noi andavamo, dovevano smantellare questi campi container da Napoli, e quindi praticamente avevano costruito questi alloggi provvisori nell'attesa dei veri alloggi, della ricostruzione dei famosi 28.000 alloggi che poi noi non l'abbiamo mai visti. E siamo rimasti qua provvisoriamente da 35 anni. Quindi voi da 35 anni continuate ad abitare qui e possiamo dire che fondamentalmente qui rimarrete. E come allora alla lettura dei fatti sarebbe proprio così, cioè, praticamente, ma il fatto non è questo, il fatto è che poi addirittura noi abbiamo avuto poi negli anni, dopo aver pagato diversi proprietari tra Comune di Napoli e Sant'Erigio, poi abbiamo pagato la Signoria dello Stato alla Torretta, poi abbiamo pagato il commissariamento di governo a Piazza Carità, dopo questi proprietari c'è stato un... Spieghiamo, sono organi di riscossione ai quali attingevano dei canoni, più diciamo così, canoni e accessori, che noi pagavamo
pagavamo normalmente negli anni passati. Vedete quanti pagamenti sono stati effettuati. Quindi diciamo, sfatiamo anche il mito che qui non si paga nel parco. Ecco, bravo, questo non era. Alla storia di non pagare cosa? Non pagare chi? Allora, noi abbiamo pagato fino a quando loro aspettavamo che poi da qua si passasse in un alloggio vero. Quando abbiamo capito che questo poi era l'alloggio definitivo, dove noi, io c'ho dei documenti che parla di termicità, che termicamente la legge, e per legge ho qua dei documenti che lo attestano, questi non sono idonei, solo per la termicità. Poi parliamo che, diciamo che hanno un contenuto di amianto, poi parliamo che sono, diciamo così, ci piove dentro, che praticamente ci piove. Io ho dei documenti che vi faccio vedere, delle persone che camminano con l'ombrello in casa, addirittura che girano per casa con l'ombrello quando piove. Quindi praticamente di cosa vogliamo parlare? La manutenzione in questi alloggi non viene fatta dal comune, è stata fatta direttamente, viene fatta direttamente da noi abitanti per sopravviverci dentro. Allora ognuno di noi fa diversi migliaia di, diciamo così, di debiti per avere un po' di vivibilità in casa. E in più ho qua delle bollette sosissime. Io ho quelle bollette dove praticamente paghiamo bollette carissime. Ecco, vedete, queste sono le bollette che paghiamo. Si parla di 450, 260, questo non nei periodi caldi e freddi, perché fortunatamente durano 3-4 mesi, ma in quei 3-4 mesi noi paghiamo queste tipologie di bollette. Diciamo, noi quanti soldi vogliamo dare? Da noi quanti soldi vogliono? Non solo non ci hanno dato la casa che ci aspettava, che praticamente è una vera casa, quando in questi alloggi che si muore, e io ho anche delle cartelle cliniche di persone che erano ancora vive, addirittura molti di loro non ci stanno più, vabbè, sono defunti. Quindi diciamo che negli anni è mancato l'ammodernamento. No, c'è stato poi nel 2004 c'è stato poi un finanziamento che, per la riqualificazione, dove a Napoli c'è stato un accordo tra il comune e la regione per l'abbattimento e la ricostruzione di alcune 219 situate alle periferie di Napoli, mentre nei comuni limitrofi, diciamo Caivano, Sant'Antimo, Le Salicelle, Diafragola, noi troviamo questi tipi di alloggi che addirittura poi non solo ci hanno messo il materiale per la riqualificazione che ha finito di rovinare, in quanto hanno messo un cappotto ai palazzi di sughero, che ha danneggiato ancora di più la termicità dell'alloggio stesso, in quanto all'interno si formano delle chiazze nere di umidità, quindi praticamente delle chiazze d'acqua dovute proprio da questo sughero che hanno messo. Poi ci si mette anche, quando piove, infiltrazioni d'acqua dappertutto. Quindi praticamente voi pensate, i bambini che stanno qua dentro, che tutti quanti parlano, qualcuno parla della terra dei fuochi, però ahimè, molto vicini c'è questa terra dei fuochi, che sono questi alloggi. Mi dispiace che non viene menzionato, viene molto calcato sulla terra di fuoco, ma le case di fuoco come queste in estate e diciamo di gelo in inverno, nessuno ne parla. Quindi nessuno ne parla. Dal caldissimo d'estate. In estate abbiamo qua le pareti, accostando la mano alle pareti esterne, la mano non si trattiene perché è caldissima e questo calore si trasmette all'interno in estate, e quindi bisogna poi accendere, diciamo, condizionatori, ventilatori, e tutto questo è un consumo di corrente e di energia, e anche per la questione, diciamo, ambientale, che non va bene. Quindi praticamente noi, diciamo così, ambientalmente tutte queste calorie di condizionatori, diciamo così, dove va? Questo va a inquinare, certo. Quindi praticamente è un prodotto anche inquinante. Queste palazzine sono inquinate. Io dico addirittura che siano palazzine costruite dallo Stato, ma non con fondi pubblici, mi raccomando, perché questi qua non sono stati costruiti con i fondi pubblici, cioè che con i soldi nostri, sono stati costruiti bensì con fondi che ha mandato il mondo intero per il periodo del terremoto e per l'abbattimento dei campi containers. Quindi praticamente erano provvisori, li hanno fatto diventare definitivi, addirittura chiedono ancora i canoni, dopo tutte queste peripezie che noi subiamo, tra corrente che paghiamo, bollette sole, ci dobbiamo noi riparare gli alloggi, dobbiamo noi morirci dentro, questi chiedono anche soldi. Cioè, questo è il paradosso di tutta questa storia, chiedere ancora soldi alla povera gente, anziché di vedere dove sistemarli
e abbattere questi casermoni, come loro l'hanno chiamato, casermoni della Camorra, hanno detto di tutto e di più. Questo era Antonio Annavale, il fondatore dell'Associazione Diritti Sociali. Il Parco Verde nasce, viene concepito nel 1985 e i lavori si concludono nei primi anni 90, quindi intorno al 1990. Negli anni qual è stato il problema? Il problema è sempre lo stesso purtroppo, quello della riscossione dei contributi. Ricordiamo che i 150 alloggi destinati ai caivanesi potevano essere riscattati, mentre i 600 dovevano praticamente si doveva elargire un canone mensile. Ed è proprio quello che poc'anzi ha spiegato il signor Annavale. Al di là della diatriba politica tra appunto chi vi abita e chi deve gestire l'ente per la riscossione, noi vogliamo focalizzare la nostra attenzione proprio sulla riscossione dei crediti. Negli anni si sono susseguite tante società proprio perché il comune sembrava in affanno per quanto riguarda la riscossione di questi crediti. Quindi nel 2001 nasce una società che fallirà qualche anno dopo, nasce IGICA, una società atta proprio alla riscossione, alla manutenzione. Gli abitanti del Parco Verde, attraverso la voce di Antonio Annavale, recriminano proprio questo, la mancata manutenzione e soprattutto lo stato di incuria in cui versano questi prefabbricati pesanti. Le immagini sono eloquenti, sono lapalissiane, parlano da sole, c'è amianto, ci sono solai pieni di Eternit, addirittura in alcuni stabili l'ascensore è bloccato, è fermo proprio da anni e quindi le persone hanno difficoltà a fare, parliamo di 12-13 piani per ogni abitazione, quindi le persone, soprattutto quelle anziane, hanno difficoltà ad entrare, ad uscire dalla propria abitazione, al di là di quello che dicevo poc'anzi, che però non ci interessa, che è una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa. Dicevamo di IGICA. IGICA viene concepita e viene proprio per far sì che IGICA nasce proprio per far sì che i canoni vengano riscossi, ma qualche anno dopo fallisce. Purtroppo il comune attualmente, l'ente è commissariato, ripeto, per infiltrazione camorristica. I commissari hanno deciso di non rilasciare, i commissari straordinari hanno deciso di non rilasciare interviste. Quindi abbiamo reperito notizie attraverso dichiarazioni a telecamere spente. È una situazione molto, molto difficile. Ci ha detto qualche funzionario che dopo il fallimento di IGICA si era presentata un'altra società, la Cresme, che voleva gestire appunto la riscossione dei canoni e voleva attraverso un regolare contratto a modernizzare i prefabbricati pesanti. Purtroppo la politica dell'epoca decise che la Cresme non doveva gestire la riscossione, la manutenzione dei fabbricati del Parco Verde. Bene, adesso vi facciamo vedere le condizioni in cui sono costretti a vivere gli abitanti del parco. Ricordiamo tante brave persone che la mattina si alzano per andare a lavorare, tante persone che vivono nella legalità e che nulla hanno a che fare con quella esigua parte che ha deciso di non rispettare le regole e la legge. Questo è il video di una signora che purtroppo è costretta a camminare dentro casa con l'ombrello.
lavoriamo in un alloggio di Parco Verde. Questo è un famoso alloggio che già è stato un pochino fatto vedere in passato. E come potete notare, visto così sembra un appartamento normale. Qualcuno dice: ma voi come non volete pagare i canoni? No, noi vogliamo pagare i canoni, ma non vorremmo però stare in questo stato, in questi modi come stiamo. Ecco, poi vi faccio vedere un po' come la situazione. Questi sono pavimenti che se uno non se li fa a proprie spese, il comune non ci mette mano, però ovviamente chiede i canoni dove non può chiederli, nonostante tutto, perché ci sono delle leggi che dicono che questo è un alloggio, case parcheggi, non case definitive, quindi in questi casi vogliono anche i canoni, però non dobbiamo rimanere così. Guarda un po' questa signora come vive. Questa è infiltrazione d'acqua. Sì, questo adesso non piove, ma quando ci piove la signora cammina con l'ombrello. La signora cammina con l'ombrello in casa. Praticamente, come puoi vedere, questi sono i lavori fatti poi. Hanno creato la muffa nelle pareti esterne perché hanno fatto dei lavori nel 2003 di ristrutturazione che non sono serviti a niente, se non hanno finito di rovinare ancora di più questi alloggi. Infatti hanno messo del sughero che non serve a niente, che trattiene l'umidità e la trasmette all'interno creando poi della muffa, oltre il danno anche la beffa della riqualificazione, loro chiamano riqualificazione che non c'è mai stata, perché vediamo i pavimenti, quale riqualificazione, i soldi, dove sono andati a finire quei soldi stanziati oltre 10 miliardi milioni di euro, dove stanno? Dove stanno? Io non li vedo perché qua io sto ancora allo stato bravo di come sono stati creati questi alloggi. Noi lo diciamo per dovere di cronaca, ci troviamo nella famosa abitazione della signora che purtroppo è costretta, sì, con la signora è costretta a camminare con l'ombrello in casa. Quindi praticamente ciò una cosa che ho già pubblicato in passato, ma la signora purtroppo non ha la possibilità come tanti, però sta conservando quella che dovrebbe dare al comune come canone, sta facendo, diciamo così, sta mettendo da parte e forse ben presto a proprie spese riuscirà ad iniziare qualche lavoro nel suo alloggio, che praticamente, visto che il comune è assente, vabbè, chiede solo soldi, lei ha pensato bene di fermare il pagamento di canone al comune, di mettere i soldi da parte per aggiustarsi lei la casa. E io penso che questa sia una cosa molto giusta e quindi non ritengo che sia poi tanto campata in aria. Come potete vedere, è la signora che abita in questo pseudo alloggio, che io non definisco alloggio, pseudo alloggio, e ha anche delle patologie dovute proprio quindi ha un'osteoporosi, auto due ischemie, quindi praticamente noi sappiamo che dove c'è, ci sono questi problemi, poi si creano anche delle malattie. Qui c'è stata gente che è morta, in questa parecchia gente è morta in questi alloggi, e la signora è una di quelle che ha delle patologie proprio dovute a queste problematiche che ci sono in questi alloggi. Qua fuori che cosa possiamo vedere? Qua vediamo il canale dell'acqua piovana, in tutti gli alloggi è così. Dove c'è acqua, quando piove, invece di andare nel canale, l'acqua esce esternamente e va a rovinare poi diciamo l'alloggio anche all'interno. Diciamo oggi siamo fortunati perché è una giornata oggi è così, perché piove. Abbiamo una giornata che non sta piovendo un po' di tempo, quindi praticamente ha piovuto poco, ma appena qua fa un po' di acqua, un po' diciamo di più continuo. Vediamo qua, andiamo nella casa della signora e dobbiamo girare con l'ombrello, quindi praticamente abbiamo visto come. Queste erano le immagini purtroppo tragiche, penose, in cui non solo questa residente del Parco Verde è costretta a vivere. Vi garantiamo che ci sono tanti altri casi simili all'interno degli stessi alloggi, degli stessi prefabbricati. Per dovere di cronaca va ribadito che la Cresme, la società che voleva gestire la riscossione dei canoni e fare anche da manutenzione per gli stessi alloggi, alla Cresme appunto fu affidata la vendita dei 150 alloggi, quindi quella parte di alloggi destinati ai residenti, quindi ai caivanesi, però di cui ne riuscì a vendere solo 43 di appartamenti. Un altro dato che ha scosso e che poi ha fatto sì che il Comune, perché questo è anche purtroppo un fatto politico, il Comune venisse sciolto. Nel 2017 il sindaco Monopoli formalizza un incarico a Carlo Ciccarelli per la riscossione dei
canoni all'interno del Parco Verde. È qui che nasce il problema, perché Carlo Ciccarelli è il fratello di un noto boss, fratello di Antonio Ciccarelli, detto Tonino Amunnezza. Qualche mese dopo la Corte dei Conti, attraverso il PM che segue le indagini, Ferruccio Capalbo, indaga il sindaco Monopoli, l'ex sindaco Antonio Falco e sei rappresentanti delle istituzioni. I nomi sono quelli di Raffaele Esposito, Stefano Lizzi, Raffaele Celiento, Giovanni Zampella, Gennaro Sirico, Ferrante Vittorio e, lo ribadiamo, l'ultimo, l'ex ormai sindaco Simone Monopoli e colui che l'aveva preceduto, Antonio Falco. Sono attualmente indagati e non colpevoli, per carità, fino a prova contraria, e secondo quanto scritto dal PM Capalbo dovrebbero una cifra che si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro per le mancate riscossioni negli anni all'interno del complesso di case popolari, appunto conosciuto come Parco Verde. Noi nella diatriba politica non vogliamo entrarci assolutamente, ma un dato è certo: da una parte c'è il popolo che rivendica, dopo appunto il sisma, le case. Addirittura il sindaco Monopoli ha rilasciato un'intervista qualche tempo fa alla RAI, dove diceva che voleva mettere in vendita questi alloggi, ma i residenti non vogliono assolutamente, al di là delle possibilità economiche, ma non possono comprare qualcosa che già gli era stato affidato. Ricordiamo che questi alloggi nascono come prefabbricati temporanei, quindi il Comune di Napoli all'epoca si fece carico poi di far sì che i residenti napoletani dovevano ritornare nei luoghi di origine. A distanza di quasi 40 anni tutto questo purtroppo non è avvenuto. Quelle case, da quanto ci dicono gli amministratori, i dirigenti locali di Caivano, poi lo Stato le affidò come patrimonio comunale appunto all'ente caivanese. È di diversa veduta il signor Annavale, di diversa veduta ovviamente i residenti del Parco Verde. Noi vi lasciamo con questo video di chiusura, dove secondo il signor Annavale l'unica cosa da fare per risolvere questa ormai annosa problematica è quello di abbattere e ricostruire. Un altro dato importante prima di lasciarci è che c'è anche un'attività da quando a capo del Ministro dell'Interno c'è cioè Matteo Salvini, il senatore Matteo Salvini, si è parlato anche di sgombero. In altri rioni popolari vicino Caivano già si sta optando per questa, in verità più che optare, ecco, già si stanno materializzando questi sgomberi. Abbiamo chiesto ad Annavale, e ascoltate la sua risposta, qualora si dovesse verificare un'azione del genere, proprio in virtù del fatto, al di là di quello che dice il Ministro dell'Interno Salvini, ma proprio perché il Comune, e lo vedrete nel servizio di chiusura, ha, diciamo tra virgolette, minacciato, ma non è una minaccia, gli occupanti, i residenti del parco, più che occupanti, di regolarizzarsi con i canoni. Qualora questo non si dovesse verificare, si procederà con lo sgombero. Ovviamente immaginerete che c'è un disappunto e un disaccordo totale su questa problematica. Bene, vi lascio con l'ultimo servizio, vi ringrazio per averci seguito anche questa sera, vi do appuntamento al prossimo venerdì per una nuova inchiesta, seguiteci, saremo in replica domani e potete anche seguirci sul nostro sito www.teleprima.it e sulle nostre pagine Facebook, Twitter ed Instagram. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata.
Quindi dopo aver visionato lo stato fatiscente in cui versano questi alloggi, catapecchio saremmo definirli a questo punto, il comune d'Alcalà amministrazione, ricordiamo commissariata, sciolta per infiltrazione camorristica lo scorso anno, ha fatto sapere che questi alloggi, 750 per l'esattezza, sono di proprietà comunale, costruiti dallo Stato all'epoca del sisma dell'80 e adesso appartengono al patrimonio del comune di Caivano. È così? Esattamente, diciamo che le cose non stanno proprio così. In effetti, se si parla di proprietà del comune, potrebbe riguardare soltanto una percentuale, perché ho una documentazione che lo specifica, che all'epoca del terremoto furono ricercate alcune aree nella provincia di Napoli, dove chi metteva a disposizione questa area per costruire questi alloggi del post terremoto, alloggi provvisori, per smantellare i campi containers da Napoli nell'attesa di avere poi un alloggio definitivo, cosa che non è mai avvenuta, ci fossero in questi alloggi. Però per costruire questi alloggi per avere lo spazio, una percentuale di questi alloggi andava ai comuni dove venivano collocati gli stessi, e quindi praticamente su 750 alloggi 150 circa sono del patrimonio, sarebbero il patrimonio comunale, i restanti 600 sono i famosi prefabbricati pesanti, che sono, che praticamente sono stati costruiti con una provvisorietà, è un modo provvisorio di 4, 5, 6, 7 anni massimo, dopodiché dovevano essere o rimanere a disposizione nell'eventualità del Vesuvio, una riduzione qualsiasi, perché sono chiamate case parcheggio, e quindi noi dovevamo andare in vedi alloggi, cosa che non è mai successa. Che è successo? Che dai 28.000 alloggi loro ne hanno costruiti 20.000, hanno esporporato, gli 8.000 ne hanno fatto diventare questi qua, e hanno aggiunto questi ai 20.000, e sono arrivati a 28.000, ivi compreso questi qua, che non esiste che siano alloggi da viverci, e abbiamo visto con le immagini che vi abbiamo fatto vedere poco prima. Quindi praticamente noi abitiamo in alloggi dove poi il comune d'altronde commissariato, come si diceva, commissariato permette, il commissario sta permettendo a un funzionario comunale, come avete visto, il responsabile architetto Ciliento, e praticamente minaccia che se non si pagano i canoni verremmo sgombrati. Ma sgombrati da cosa? Sgombrati da chi? Da cosa? Da una cosa che non è dello Stato, in quanto questi 7-8.000 appartamenti costruiti nella provincia, con esattezza 7.760, sono alloggi provvisori costruiti con i fondi della Comunità Europea, non con fondi pubblici. Quindi nessuno di noi ha messo una lira su questi alloggi. Quindi loro poi con gli anni, con le scamotage che hanno sempre fatto da anni, perché noi ci battiamo da anni per l'abbattimento di questi alloggi, dove cosa che a Napoli è successa e è avvenuta, nella Napoli città, nella Napoli provincia, invece chiedono i canoni e si sono dimenticati di abbatterli, e quindi praticamente ci fanno stare a morire, perché poi inoltre, oltre tutto, c'è anche amianto, ci piove come abbiamo visto, sono fredde in inverno, sono calde di estate, termicamente la legge che lo dice, non lo dico io, non hanno una termicità adatta ad abitarvi. Quindi praticamente a tutto ciò si mette il comune che minaccia che se non paghi i canoni praticamente ti sgombera. Da sgombera da chi? Se questo devono essere abbattuti, e vi rivolgo alla legge del ministro Salvini, che sta con le ruspe andando ad abbattere gli alloggi abusivi privati. Questi sono alloggi abusivi dello Stato, cioè praticamente sono alloggi non di un privato, dello Stato, che sono abusivi dello Stato, quindi da abbattere e ricostruire, in quanto gli alloggi che dovevamo avere da un bando vinto nel 1983, fatto da tutti quanti noi, vinto, e c'è un giornale che lo attesta, una graduatoria, che quegli alloggi non li abbiamo mai visti.
Un'ultima domanda, quindi il motivo per il quale lei, come tanti altri che abitano qui all'interno del Parco Verde, avete deciso, ecco, di non pagare più i canoni? Quindi ribadiamo ancora una volta che la cifra debitoria si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. I motivi per i quali, appunto, dicevo prima, che sono stati interrotti questi pagamenti sono dovuti al fatto che voi ritenete che queste non siano case, quindi vivendo in uno stato fatiscente, abbandonato, quindi non c'è più la volontà di pagare. A maggior ragione ricordiamo anche che il sindaco Monopoli, in un'intervista che ha rilasciato l'anno scorso alla RAI, aveva addirittura pensato di mettere in vendita questi appartamenti, ma ovviamente voi non volete comprare qualcosa che ritenete fatiscente. Infatti, non sono neanche comprando, ma chi compriamo? Cosa compriamo? Innanzitutto il sindaco vuole vendere cose che non è sua, quindi praticamente voleva vendere qualcosa che non era suo. Quando ho detto che sono stati costruiti con i fondi comunitari e c'è una documentazione che lo attesta, bene, non sono carte che scriviamo noi, sono documenti del governo, documenti diciamo così dello Stato, quindi praticamente abbiamo, che attesta che questi sono stati costruiti con fondi europei. Va bene, ma ho detto questo, come fa una persona a vendere una cosa che non è sua? Quando poi la stessa, è come se voi avete una baracca di ferro abusiva in una terra, va bene? E allora dicono che questa è abusiva, bisogna abbatterla. Invece di abbatterla, che fanno? Ci mettono una famiglia dentro e dicono tu mi dai il canone, va bene così. Questa è la storia di questi alloggi. Basta pagare un canone per poi morire, non ci sta nessun problema. Gli alloggi, le riparazioni, la manutenzione, tutto quanto fatto da anni è stata fatta a proprie spese. Nel 10% ci ha messo in mano il comune, 10% inizialmente, poi dopo sono anche spariti il 10%. Noi abbiamo delle famiglie che le coperture le sta pagando, gli ascensori le sta pagando di propria tasca. Abbiamo persone che spazzano i viali principali spazza il comune, i viali all'interno del parco. Abbiamo delle persone che noi paghiamo per stare puliti. Cioè, tutto questo va aggiunto. Che loro chiedono solo soldi e voti, attenzione, quando poi ci sono le votazioni vengono ad attingere voti dal Parco Verde, poi quando non ci sono le votazioni vogliono i soldi, quindi però noi possiamo morire come stiamo, quindi praticamente possiamo anche morire in questi alloggi come avete visto, perché si muore in questi alloggi perché è morta tanta gente e nessuno ci aiuta E continua a morire e tanta continuano a gente. morire. Molti hanno delle patologie terminali. Molti hanno diverse patologie dovute proprio all'abitazione. Cioè, ma tu perché non te ne vai? Abbiamo visto che ci sono famiglie che non hanno possibilità, altrimenti. E poi un'altra cosa voglio dire: automaticamente, se una persona, diciamo così, noi abbiamo un'assegnazione provvisoria, ma voglio dire, se un'assegnazione provvisoria non hanno mai fatta definitiva, cosa vuol dire? Vuol dire che non potevano essere fatte definitive, un alloggio che non era una casa vera e propria, quindi non ce l'hanno mai assegnata definitivamente, non si poteva fare. Come può il comune dire che poi questi alloggi sono suoi? E poi in più, se l'attestatario diciamo, del contratto, diciamo, l'intestatario della famosa assegnazione provvisoria decesse, muore, il resto della famiglia sapete cosa diventano? Diventano occupanti abusivi. Quindi si aggiungono e aumentano gli occupanti abusivi anche per questo motivo. Noi abbiamo tanti occupanti abusivi nel parco che risultano abusivi in quanto hanno perso i propri cari che avevano l'intestazione dell'assegnazione. Quindi morendo l'assegnatario, automaticamente la famiglia è occupante abusivo. Questa è una cosa che la Non potete so. andare a vedere anche dai vicini, comando vicini urbani, che è stata ben specificata questa cosa dal maresciallo che sta al coma, che conosce Quindi molto bene non questa situazione. risultano, praticamente non risultano più aventi diritto. No, assolutamente, quindi sono occupante abusivo. Di cosa parliamo? Un'ultima domanda, come vi porrete qualora si dovesse materializzare l'azione di sgombero? Allora, l'azione di sgombero che loro vorrebbero fare non fa altro che mettere, secondo me, a luce la reale realtà di questi alloggi, perché nel momento in cui io spero che facciano questo, io spero, guardi, paradossalmente lo dico, ma spero che avvenga ciò, che loro perdino i sensi e vengono a fare
diciamo così, uno sgombero, perché lo sgombero in questi casi sarebbe un abuso di potere, un abuso di, vero e proprio un abuso di potere, in quanto, ripeto, alloggi costruiti con fondi europei, alloggi che noi ripariamo a proprie spese, alloggi che noi stiamo morendo dentro, alloggi che noi li subiamo, e questi vogliono anche scomprarci da dove? Poi, eventualmente sgomberassero qualcuno, mi dite come fanno a mettere una famiglia all'interno di questi tipi di alloggi? Sarebbe una cosa proprio irrisoria, e secondo me non esiste che una baracca, come dicevo prima, in mezzo alla terra cacci una famiglia e nella stessa baracca la fai stare in piedi e ne metti un'altra. Sarebbe una cosa proprio, diciamo così, fuori dal mondo, fuori dal normale.